Ciao a tutti e benvenuti nel mondo del dottor Rekeweg. Sono Silvano Beltramo e in questo breve tutorial vi insegnerò le regole base dell'anatomia del corpo umano e come stilizzarlo partendo dal manichino. È molto importante impostare efficacemente la struttura del personaggio, che deve avere le corrette proporzioni per risultare credibile. Come per il volto, anche il corpo umano ha delle misure base da cui partire. Nella figura ideale, sia maschile che femminile, si può considerare l'altezza come quella di 8 volte la testa. Sia l'ombelico che il gomito saranno alla distanza di 3 teste partendo dall'alto. La linea dei pettorali sarà a 2 volte la testa partendo dall'alto. Le mani arriveranno a un po' meno della lunghezza di 5 teste. La parte inferiore del ginocchio a circa 6 teste dall'alto. La metà del corpo sarà all'altezza dell'inguine. Ed ecco la figura femminile con le stesse regole. Per disegnare la figura umana possiamo usare una stilizzazione molto semplice, il manichino, dove imposteremo molto velocemente la posizione del corpo. Le proporzioni saranno quelle dette prima, ma gli arti saranno rappresentati da delle linee e solo cassa toracica, bacino e testa saranno abbozzati come volume. Praticamente realizzeremo una stilizzazione dello scheletro. Semplificando in questo modo la figura, possiamo concentrarci più efficacemente sulla posizione del personaggio e poi successivamente caratterizzarlo disegnando i volumi dei muscoli e gli abiti. Alcuni esempi partendo dal manichino. Due personaggi che parlano tra loro, un personaggio che cammina, oppure seduto, o due personaggi che combattono. Per esercizio possiamo prendere una foto e ricavarne la posizione usando il manichino. Come in questo esempio un atleta, ecco un altro esempio di una foto più statica di una modella. Vediamo ora come realizzare il dottor Rekeweg a figura intera. Partiamo dalla stilizzazione del manichino per trovare una posizione che possa essere efficace. Una volta completata, alleggeriamo il tratto per il passaggio successivo. Impostiamo i volumi del corpo abbozzando la muscolatura. Alleggeriamo ancora il tratto. Iniziamo a impostare i vestiti del personaggio. La giacca. I pantaloni. Il gilet. Camicia e cravatta, le scarpe. Tracciamo meglio le linee. Infine, realizziamo il volto di Rekeweg. Aggiungiamo ombre e ultimi dettagli e la figura è completa. Bene, per oggi è tutto. Nel prossimo tutorial parleremo di stilizzazione del corpo maschile e femminile. A presto e buon disegno!